La pandemia che stiamo vivendo ha fermato le opere pubbliche avviate a Pozzallo. Piero Giunta ne ha parlato con l'assessore ai lavori pubblici Uccio Agosta. Ascoltiamo. Allora Uccio, opere pubbliche ferme a Pozzallo per colpa della pandemia. Cosa ci puoi dire? Un saluto ai radioascoltatori e un saluto a te Piero. Certamente in un momento come questo, in cui una pandemia ha messo in ginocchio il mondo, parlare di opere pubbliche è un po' difficile. Intanto però consentimi di essere solidale con tutte le persone che in questo momento stanno lottando per curarsi da questo tremendo virus. Però in ogni caso dobbiamo riprendere le attività lavorative, così come sta disponendo il governo nazionale, che è quello regionale. Bisogna riaprire la città, riprendere gradualmente le attività commerciali, edilizie, per ritornare in breve tempo alla normalità. Come tutti sapete, nella nostra città stiamo appaltando tante opere pubbliche, milioni di euro di finanziamenti che per lavori pubblici che consentiranno di dare un nuovo look alla città di Pozzallo. La domanda è conseguente alla tua risposta. Si vede uno spiraglio di ripartenza? Nei prossimi giorni convocheremo una riunione operativa con il dirigente dell'ufficio tecnico e i tecnici comunali per fare un punto della situazione e impartire le conseguenti direttive per riaprire i cantieri e le opere pubbliche nella nostra città, adottando certo le misure e i dispositivi di sicurezza che la legge impone. Dobbiamo essere pronti e con grande senso di responsabilità dare l'input per uscire in tempi brevi da questo momento difficile per la nostra società. Insieme ritorneremo ad essere più forti di prima. Ancora un saluto a tutti voi. Ringrazio Uccio Agosta, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.